Spero che stiate bene e soprattutto che siate pronti per questo secondo quiz di oggi. Allora, io ho preparato 10 domande per oggi e tra poco le vedremo insieme, però voglio anche dirvi che potete guardare dopo o quando volete il primo quiz che ho fatto sulla cultura generale italiana, ma anche su varie curiosità culturali. E potete trovare il link a questo video nella descrizione del video qui sotto. Va bene? Ovviamente poi anche questo video in diretta sarà un video dopo, si trasformerà in un video che potrete riguardare con calma quando volete, sempre nella playlist del quiz. Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti, benvenuti. Ciao Marina, sto bene, grazie. E tu come stai? Come state? Non abbiamo ancora cominciato, quindi tranquilli, tranquille. Dobbiamo ancora cominciare. Allora, vediamo. Ciao Fernando, grazie. Sei pronto per il quiz? Mi raccomando, scrivetevi le risposte che azzeccate, cioè le risposte giuste, così poi nei commenti del video potete scrivermi quante risposte giuste avete, diciamo, fatto. Alexandre, Alex dice: ogni volta dici quiz, io sento spritz. È grave? Non lo so se è grave. L'altro giorno su Instagram una ragazza ha scritto lavagna e io ho letto lasagna, quindi siamo sulla stessa barca, direi. Allora, iniziamo, ok? Siete pronti per la prima domanda? Siete pronti? Scrivetemi se siete pronti, così metto la prima domanda sullo schermo. Pronti, via. Allora, la prima domanda è: quanti siti UNESCO ci sono in Italia? Vi do qualche secondo per pensare. Ovviamente faccio riferimento alla lista aggiornata al 2019, ok? L'ultimo aggiornamento c'è stato nel 2019. Vedo che state rispondendo dalla chat. Bene, bene. Siete indecisi però. Allora, la risposta è 55. Ci sono 55 siti UNESCO in Italia e nel 2019 l'Italia si trova al primo posto insieme alla Cina, perché anche la Cina è arrivata a 55 siti UNESCO. Nel 2018 o fino al 2018 l'Italia era prima in classifica e la Cina era al secondo posto, ma nel 2019 si trovano a pari merito in prima posizione. Allora, voglio farvi vedere il sito dell'UNESCO. Italiano. Perché è un sito davvero molto bello,
anche semplicemente per vagare, per sognare. Scopri l'UNESCO vicino a te, ok? Quindi no, andiamo dietro. Guardate che bella, questa è Matera sullo sfondo. Va bene, iniziative UNESCO, vi consiglio di andare a guardare questo sito web anche semplicemente per trovare ispirazione per i vostri prossimi viaggi. Magari potrete andare a visitare un sito UNESCO se vorrete venire in Italia, ovviamente. Benissimo. Allora, andiamo avanti? Seconda domanda. Adesso facciamo un po' di... facciamo un tuffo nel passato, ok? Con questa domanda. Mi piace molto fare queste domande di storia e curiosità storiche, soprattutto sulla monarchia italiana, perché credo che sia una parte della storia italiana molto affascinante e poi non so perché i re e le regine sono sempre misteriosi, nel senso hanno sempre quell'alone di mistero intorno, no? E quindi è una parte della storia d'Italia che mi appassiona molto. E quindi, chi è stata la prima regina d'Italia? Margherita di Savoia, Elena del Montenegro o Maria Adelaide d'Austria? La risposta è interessante perché sono interessanti gli eventi accaduti. Bene, bravi. State rispondendo bene, ma... adesso vi dico perché la risposta è... la risposta è... Margherita di Savoia, esattamente. La regina Margherita è stata la prima regina d'Italia e adesso vi dico perché. Lei è stata la prima regina d'Italia, anche se in realtà era sposata con il secondo re d'Italia. Perché? Sposata con il primo re d'Italia era Maria Adelaide d'Austria. Ma cos'è successo? È morta nel, fatemi ricordare, morì nel 1855, quindi prima diciamo, della nascita dell'unione dell'unificazione d'Italia, no? Nel 1861. E quindi lei non è mai stata regina d'Italia. Il marito sì, il marito è stato il primo re d'Italia, Vittorio Emanuele II. Però lei purtroppo muore prima dell'unificazione d'Italia e quindi non diventa mai regina. Perciò la prima regina d'Italia diventa la moglie del secondo re d'Italia, Umberto I, sempre di Savoia. Va bene? È interessante questa cosa? Secondo me sì, per me, a me piacciono queste cose. Allora, benissimo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Ed è interessante perché? Perché uno pensa, ah ok, lei è stata la prima regina d'Italia e quindi uno immagina che suo marito è stato il primo re d'Italia perché lei era la prima regina d'Italia. E invece no, per i motivi che vi ho appena spiegato. Quindi a volte l'intuizione ci dà, diciamo, la risposta giusta, a
A volte no, le deduzioni a volte no. Bene, andiamo avanti con la seconda. Ah no, aspetta, vi voglio far vedere chi era Margherita. Eccola, lei era Margherita di Savoia. Ovviamente lei nell'immaginario comune è molto conosciuta, diciamo, perché secondo la leggenda, la storia, eccetera, il pizzaiolo che ha, diciamo, fatto la pizza Margherita ha dato il nome Margherita proprio in onore della regina Margherita. Ok? Benissimo, andiamo avanti. Chi Allora, c'è Anna che dice: mio amico è figlio della principessa Isabella di Savoia a Genova. Interessante. Mi piacerebbe. Conosciamoci tutti. Allora, andiamo avanti con la seconda domanda. Allora, l'aperitivo Aperol nasce nel 1919 in quale città? Venezia, Milano o Padova? Tun 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 tun. Allora, questo dovrebbe essere semplice se seguite la mia serie su Instagram degli aperitivi. Se non mi seguite su Instagram, mi chiamo Lucrezia Oddone e ho fatto una serie di video sull'aperitivo a casa, come fare i classici aperitivi italiani a casa. E ovviamente ho fatto uno spritz Aperol come secondo episodio, se non sbaglio. Ok, allora qui i primi che hanno risposto correttamente. La risposta è Padova. Padova, la città di Padova è la città d'origine dell'Aperol. Nel 1919 nasce l'Aperol a Padova, e se voi avete una bottiglia di Aperol, andate a prenderla perché c'è scritto sopra, vedete? C'è scritto Padova. Adesso non si vede benissimo, però andate a prendere la bottiglia e leggerete che c'è scritto Aperol. Ok? Sì, Aperol. C'è scritto Padova, ovviamente c'è scritto Aperol perché è il nome. Ok. Va bene? Questa maglietta non è proprio molto comoda. Allora, andiamo avanti? Sì, allora, il mio account Instagram è Lucrezia Oddone. Allora, ve lo scrivo qui. Questo è il mio account Instagram. Se volete seguirmi. Sì, è vero, quella bottiglia cos'era grande. Era, se non sbaglio, non so come, ma sono riuscita a trovare la foto di una bottiglia da 3 litri. Interessante, interessante. Allora, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, Ryan dice che le domande sono più interessanti questa volta. Bene,
Ne sono felice. La scorsa volta dovevo testare il terreno e quindi dovevo capire se questo tipo di quiz, questo tipo di live vi sarebbe piaciuto oppure no, capito? Quindi per il secondo mi sono impegnata un po' di più e ho pensato a delle domande un po' più interessanti. Anche quelle dell'altra volta erano interessanti, però, insomma, magari erano più semplici, forse, quelle dell'altra volta. Proseguiamo con la domanda numero 4. Allora, ragazzi, qui dobbiamo un attimo fermarci a riflettere. A quale tipo di pasta abbiniamo il ragù? Ai fusilli, alle tagliatelle, agli spaghetti. Riflettete bene prima di rispondere. Il ragù è il sugo di pomodoro con la carne, che si trova in realtà in molte città, ma forse il ragù più famoso è quello di Bologna. Quindi il ragù alla bolognese o il ragù bolognese. Ma esiste, per esempio, anche il ragù napoletano. Quindi ogni parte d'Italia ha la sua versione di ragù. Allora, ragazzi, che cosa devo leggere? Allora, facciamo chiarezza. Facciamo chiarezza. Mi raccomando, il ragù si abbina alle tagliatelle, ok? In Italia non mangiamo gli spaghetti al ragù. All'estero si chiamano spaghetti bolognese. Questo piatto in Italia non esiste, ok? Innanzitutto il condimento non si chiama bolognese, ma si chiama ragù. E la pasta che si abbina al ragù è proprio quella delle tagliatelle. Quindi le tagliatelle al ragù. Perché? Perché la pasta della tagliatella è porosa, è ruvida e quindi assorbe bene il sugo. Va bene? Questo è il motivo per cui voi troverete sempre le tagliatelle al ragù. In Italia. Va bene? Allora, Liz, la tua vita era una bugia fino ad adesso. Mi dispiace. Mi dispiace. Non so perché all'estero spesso ci sono queste convinzioni, soprattutto sul cibo italiano, e ci sono dei cibi italiani che in realtà in Italia non esistono. Non so perché, non so. Comunque sappiate che gli spaghetti alla bolognese in Italia non esistono. Esistono le tagliatelle al ragù. Allora, perfetto. Ho risposto bene, ma tu mi hai confuso quando hai detto Napoli. Perché il ragù esiste anche a Napoli, c'è una versione napoletana di ragù, va bene? Quindi c'è un mondo dietro la pasta e i condimenti qui in Italia. Quindi forse un giorno potremmo fare un video solo su quello, per spiegare gli abbinamenti tipici che facciamo qui tra pasta e condimento. E quelli classici. Roberto dice: "E dove sta la foto del ragù?" Giusto, adesso ve la metto, ce l'ho. Ce l'ho e adesso vi faccio vedere.
la faccio vedere. Questa è una tagliatella al ragù, un piatto di tagliatelle al ragù. Allora, c'è una domanda da Ciuado, aspetta, ho una curiosità, la mia professoressa di italiano mi ha detto che tutti gli italiani hanno una mucca per preparare il caffè. Ne hai una? Non ho una mucca, ho una moca, forse. Intendi moca? Perché che io sappia, le mucche ancora non fanno il caffè, però una moca, sì, adesso te la faccio vedere, che in Italia però si chiama caffettiera, ok? Caffettiera, allora aspetta, facciamo così. Anzi, facciamo così. Allora, siccome ci metto troppo, ve la faccio vedere qua, dal cellulare, ok? Perché non riesco a trovare una fotografia. Caffettiera. E quella tradizionale, diciamo, quella classica che tutti hanno, è quella della Bialetti, della marca Bialetti. Questa è la caffettiera per fare il caffè a casa in Italia. Allora, andiamo avanti, va? Andiamo avanti, che qui ci stiamo perdendo in chiacchiere. Allora, no, sto scherzando. Ovviamente fatemi domande se avete. Se avete dubbi. Allora, io intanto, aspetta, devo trovare l'altra domanda, la quinta domanda. Ok. Questa è una domanda di storia. Allora, le donne italiane votano per la prima volta nel 1846, 1861. 1946. Bravo, sto leggendo le vostre risposte qui. Esattamente, la risposta giusta è 1946. Quindi le donne acquisiscono il diritto di voto, in realtà è già stato, mi pare, costituzionalizzato, messo nella Costituzione nel 1945, ma effettivamente le donne votano per la prima volta nel 1946 in occasione del referendum per decidere tra repubblica e monarchia. Quindi ovviamente l'esito è stato quello di fondare una repubblica e perciò in questo stesso anno, nel 1946, finisce la monarchia in Italia. Ok, quindi la monarchia italiana dura dal 1861, che è l'anno dell'unificazione d'Italia, e quindi l'Italia diventa il regno, un regno unico, e perciò si può parlare di monarchia italiana, dal 1861 al 1946. Ok? E vi ricordate che nello scorso video abbiamo parlato del re di Maggio, no? L'ultimo re d'Italia che ha avuto una carriera molto molto breve. Se siete curiosi di sapere di quello che sto parlando,
Andate a vedere il quiz dell'altra volta, del primo quiz. E fatemi sapere nel vostro paese quando è successa la stessa cosa. Scrivetelo nei commenti qui sotto. Ok, allora andiamo avanti. Passiamo alla domanda successiva, che è la domanda numero 6. Sì, numero 6. Ah, questo è interessante. Allora, nel 1963 le regioni italiane sono diventate 20. Prima erano 19. Prima, quale coppia formava un'unica regione? Abruzzo e Umbria, Abruzzo e Molise, Abruzzo e Lazio. Sto aspettando le vostre risposte nella chat. Ok, la maggior parte di voi sta rispondendo correttamente. Esatto. Allora, la risposta è Abruzzo e Molise. Queste due regioni, fino al 1963, erano insieme, ok? Formavano un'unica regione che si chiamava Abruzzi e Molise al plurale, e formava tutta un'unica area regionale. E infatti, se adesso andiamo ad analizzare le tradizioni, gli usi, i costumi di queste due regioni, le tradizioni gastronomiche, eccetera, vedremo che sono davvero, davvero simili, se non identiche in alcune parti. Il motivo è proprio questo, il motivo è che erano la stessa regione fino al 1963. Ok? E poi il Molise ha ottenuto la sua indipendenza regionale, si sono divise e quindi adesso si parla di Abruzzo e Molise come due regioni distinte. E quindi prima del 63 le regioni erano 19 e invece dopo questa data sono diventate 20. Sapete, no, che c'è questa cosa che si dice il Molise non esiste, eccetera, eccetera. Questo è uno dei motivi per cui, diciamo, il Molise rimane sempre, come dire, non voglio dire rimane in disparte, ma non si parla mai del Molise, quasi mai. È una regione che rimane sempre un po' nel suo, no? E questo potrebbe essere un motivo che fino a tempi recenti, perché nel 63 non è tantissimo tempo fa, il Molise come regione indipendente, diciamo, non esisteva, ok? Quindi forse questo è uno dei motivi per cui c'è questa battuta, che all'inizio, ok, fa ridere. Però dopo un po', oh, che pesantezza, diventa pesante. Infatti, ogni volta che vado in Molise d'estate ad Agnone per il corso di italiano, c'è qualcuno che commenta nei commenti appunto dei vlog di Agnone
questa battuta. Ok, magari chi la dice per la prima volta e si pensa simpatico, ma io ho ascoltato quella battuta non so più nemmeno quante volte, troppe volte. Quindi alla fine non fa più ridere in realtà. Ok, allora andiamo avanti. Intanto vediamo se ci sono. Alcune domande. Come le Marche? No, non è la stessa cosa in realtà. Le Marche sono invece molto famose, tra virgolette, tra le regioni italiane. Si parla spesso delle Marche. Quindi non direi che è la stessa cosa come il Molise. Allora, veniamo alla domanda numero 7, giusto? Allora, benvenuti a tutte le persone che sono appena arrivate. Gli Abruzzi come le Marche, dicevo. Cioè, dici il plurale, che sono plurali. In quel caso sì, però adesso la regione Abruzzo è singolare. E quindi di plurale è rimasta solo le Marche come nome. Allora, vediamo la domanda numero 7. Il primo manifesto pubblicitario della Vespa raffigurava una donna che va al lavoro, un uomo che va al lavoro, dei ragazzi che vanno in vacanza. Stiamo parlando sempre del secondo dopoguerra, ok? Quindi sempre nel 1946. È anche l'anno in cui viene presentata la Vespa, nel 46. State tutti cadendo nel mio tranello. Allora, la risposta è una donna che va al lavoro. È molto interessante l'immagine della Vespa perché, diciamo, la Vespa in generale, perché la Vespa viene spesso associata al movimento di emancipazione femminile di quegli anni, del secondo dopoguerra. E se avete ascoltato il mio podcast sulla Vespa, saprete di che cosa sto parlando. E il primo manifesto pubblicitario raffigurava proprio una donna in sella ad una Vespa che va al lavoro. Quindi un'immagine molto molto avanti, no? Per quel periodo e un'immagine soprattutto che guarda al futuro. E questo è stato poi uno dei motivi per cui la Vespa ha avuto successo, un successo planetario. Vi faccio vedere. Questo è il primo manifesto pubblicitario o cartellone pubblicitario, che dir si voglia. Questo. Ok, andiamo avanti. Vediamo
La domanda numero 8. Allora, Roma è l'attuale capitale d'Italia, ma quali città hanno avuto lo stesso ruolo in passato? Quindi ovviamente dobbiamo sempre considerare il Regno d'Italia in passato, ok? Vediamo. Ok, state rispondendo correttamente. Bravo. Allora, la risposta è, la scrivo qui, risposta giusta è Torino e Firenze. Allora, Torino è stata la prima capitale d'Italia, del Regno d'Italia, proprio nei primi anni del Regno d'Italia, quindi dal 1861 al 60, era solo qualche anno in realtà, dal 61 al 65, quindi dal 1861 al 1865 Torino è capitale d'Italia, la prima capitale d'Italia. E questo ha una spiegazione, ovviamente. Perché? Perché il re, la casa reale dei Savoia, abitava a Torino, ok? Per questo motivo Torino diventa la prima capitale, perché il re si trova a Torino. E poi la capitale cambia e diventa Firenze dal 1865 al 1871. In seguito la capitale diventa Roma dal 1871 al 1946 per quanto riguarda il Regno d'Italia, perché abbiamo detto che nel 1946 finisce il Regno d'Italia, ma se parlassimo di Italia in generale, diremmo che Roma è la capitale d'Italia dal 1871 ad oggi, ai giorni nostri, e lo sarà per molto tempo ancora. Ok? Va bene? Allora, ho foto qui che devo mostrare? No, però prima mi sono dimenticata di mostrarvi una foto importante che volevo farvi vedere. Questa, la cartina dell'Italia divisa per regioni. Quindi abbiamo la Valle d'Aosta, il Piemonte, la Liguria, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia, Veneto, l'Emilia Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Volevo farvi vedere questa cartina. Allora, andiamo avanti, proseguiamo con le nostre domande. Se non erro, se non sbaglio, siamo arrivati alla domanda 9, giusto? Sì, siamo arrivati alla nona domanda. Allora, questo è interessante e ho intenzione di fare un video proprio sulle origini dei cognomi italiani.
Allora, sapete che i cognomi italiani hanno varie origini. Origini, diciamo, geografiche, nel senso che ogni regione ha dei cognomi diversi e soprattutto questi cognomi venivano inventati, no? Perché dopo il Concilio di Trento, mi pare, è diventato obbligatorio avere un cognome per essere identificati. E quindi bisognava in qualche modo inventarsi dei cognomi, no? E allora come si faceva? Si guardava alla città di origine, si guardava alle caratteristiche fisiche della persona, si considerava il mestiere, il lavoro che la persona faceva, eccetera. Quindi farò un video su questo perché è davvero interessante. Ma veniamo alla domanda, quindi ho contestualizzato un attimo la domanda. I cognomi Mancuso, Mancini, Manca, per esempio, derivano da quale caratteristica fisica? Avere mani grandi, essere minuti, cioè magri, oppure usare la mano sinistra come mano predominante? sì, allora non so se voi siete bravi, la domanda è troppo facile, oppure già conoscevate queste curiosità. Allora, la risposta è la seguente. Allora, la risposta è usare la mano sinistra, ok? Perché? Perché essere mancini significa scrivere con la mano sinistra, quest'altra. E quindi questo rientra nel gruppo dei cognomi che sono stati derivati da caratteristiche fisiche, se vogliamo, ok? Poi appunto mancini, perché la persona scriveva con la sinistra o più che scriveva usava la sinistra come mano predominante o dominante sulla destra. E poi ce ne sono anche tantissimi altri, ad esempio Rossi, il cognome Rossi è il cognome più diffuso in Italia ed è un cognome che deriva da una caratteristica fisica della persona, probabilmente il fatto di avere dei capelli rossi o rossicci. Ok? Perfetto. Allora, siamo giunti all'ultima domanda. La domanda numero 10, che immagino sia semplice, però vediamo. Allora, l'ultima anzi, la decima ed ultima domanda è la seguente. All'interno dei confini italiani si trova lo stato più piccolo del mondo, con una superficie di 0,44 km quadrati. Quale? San Marino, Città del Vaticano, Città di Mantova. Ovviamente una di queste risposte è assolutamente inventata da me, ok? Esattamente, bravi. Allora,
Risposta è Città del Vaticano. Città del Vaticano è uno stato indipendente che si trova all'interno dei confini italiani. Anche San Marino è uno stato indipendente che si trova all'interno dei confini italiani, ma non è così piccolo. E poi Città di Mantova, ovviamente, è una risposta inventata. La Mantova è una città normalissima. Ok, quindi la risposta è Città del Vaticano. Quindi, quando voi venite a Roma e dite: "Ah sì, sono andata a Roma e ho visitato, sono andata a San Pietro." Se vogliamo andare a guardare il capello, cioè se vogliamo entrare nei dettagli di questa affermazione è sbagliata, perché in realtà voi siete andati a Città del Vaticano e avete visto San Pietro. Non siete stati a Roma e avete visto San Pietro. Ok? Quindi nel momento in cui voi mettete piede in Piazza San Pietro, quello non è più territorio italiano, quello è territorio di Città del Vaticano. Ok? Se vogliamo essere pignoli, poi ovviamente, certo, è molto comune dire: "Sono stata a Roma e ho visto la Basilica di San Pietro", certo. Oppure: "Sono stata a Roma e ho visto i Musei Vaticani". Però anche lì è la stessa cosa, i Musei Vaticani, se vogliamo essere pignoli, non si trovano a Roma, si trovano nello Stato del Vaticano. Ok? Adesso ovviamente si fa per ridere. Ok? Allora, ditemi se avete delle domande, che così possiamo passare gli ultimi 10 minuti a rispondere alle vostre domande. Se ne avete, ovviamente, non siete obbligati a farmi delle domande, solamente se ne avete. Allora, Caffè mi chiede: "Salverai la diretta?" Certo, sì, salverò la diretta e quindi potrete rivedere questo video come un classico video di YouTube. E ho creato una playlist dove trovate già il quiz numero 1, ok? Allora, vediamo, voglio farvi vedere una cosa. Se lo trovo, se trovo l'immagine, non c'è, va bene, pazienza. Volevo mettervi la copertina del quiz numero 1 per farvi vedere qual è. Però basta che andate sul mio canale e cliccate, scusate, sulle playlist e troverete tutte le playlist. Allora, Laura mi chiede: "Che lingua parlano a San Marino?" L'italiano, parlano italiano. E ovviamente, siccome San Marino si trova, diciamo, a cavallo tra Emilia-Romagna e Marche, immagino che parlino anche un dialetto della zona, no? Un dialetto, un misto tra dialetto emiliano o romagnolo e marchigiano. Allora, un nome che non riesco a leggere purtroppo, perché è scritto in russo forse, mi chiede se sono italiana. Sì, sono italiana, sono di Roma. Allora, Rosa mi chiede se parlo dialetto. Parlo dialetto romano o romanesco? Sì. Anche se il romano o il romanesco, possiamo definirlo più una parlata che un dialetto. Tra tutti i dialetti italiani è quello più semplice da capire e perché non è molto diverso dall'italiano. Ci sono delle strutture che cambiano ed è riconoscibile soprattutto dall'accento e dalla pronuncia. Però
più che dalla struttura delle frasi o parole diverse. Comunque, ho fatto un video su alcune espressioni romane che uso sempre e che devo ancora montare, lo so, mea culpa. lo devo editare e lo devo ancora pubblicare. Lo farò, promesso, promesso. La prossima settimana, anzi, non dico quando perché se no lo dico e poi non lo faccio, faccio brutta figura. Domani è il giorno della mamma in Italia? Sì, domani è il 10 maggio ed è la festa della mamma. Anche qui. Marina dice che è stato un quiz molto divertente. Bene, ne sono felice, sono contenta che vi piaccia questo quiz perché è divertente anche per me farlo e quindi sono contenta che la cosa sia reciproca. Benissimo. Allora, grazie mille per esservi connessi e per aver partecipato a questo quiz. Nei commenti fatemi sapere quante risposte giuste avete azzeccato. Ok? Io vi ringrazio ancora e se avete altre domande lasciatele nei commenti qui sotto. A presto, grazie mille. Ciao!